La mia gamba è sempre più in cancrena. Ci sono i loro. Porca puttana, porca puttana, porca puttana. Ragazzi, buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Oggi ci troviamo a Dobbiaco e davanti a me c'è una struttura incredibile, guardate. È bellissima, il Grand Hotel di Dobbiaco sembra finto dal tanto che è bello. Guardate che roba. Comunque, oggi ci troviamo qui perché a Dobbiaco c'è una ciclabile che arriva fino in Austria e oggi quindi andremo in bici in Austria. Queste sono le nostre bici di oggi, le abbiamo noleggiate qua davanti alla stazione di Dobbiaco. Adesso non riesco a farvelo vedere perché ci sono tutti gli alberi, comunque è lì dietro. Abbiamo pagato queste due bici 18 euro l'una per tutto il giorno. Una volta arrivati in Austria, a Lienz, le lasceremo all'altro loro negozio che appunto hanno là per poi tornare indietro in treno. C'è anche una bella tappa da fare, ossia la fabbrica della Loacker. Ok, adesso regoliamo un attimo il sedile, vediamo dove mettere il lucchetto. Mia GoPro è già pronta qua per registrare, attaccata allo zaino, grandissimo chest mount dello zaino. Ok signori, siamo partiti, abbiamo appena passato il negozio di bici e qua parte la ciclabile, vedi, c'è davanti all'hotel Union, entri qua e via. La tipa ci ha detto che è solo discesa, quindi è assolutamente fattibilissimo per tutti. Anzi, vi dirò di più, noi abbiamo preso la mountain bike perché a me piace la mountain bike, ma se no questo qua si potrebbe fare anche con le bici quelle della città. Ho fatto un saltino, solo che mi è scivolato il piede, amico, guarda. Andiamo avanti. Come on. Con amore la nostra qualità, che bella novità, Loacker, che bontà. Ok ragazzi, dovremmo essere più o meno a metà. Adesso ho lasciato un attimo la bici perché volevo far vedere questo bellissimo cavallo qua che assomiglia a Spirit. Guardate che bello che è. E la madonna, ti piace? No, non ti faccio niente, ti sto filmando, tranquillo. Tu fai quello che fai di solito. Sei solamente su YouTube. No, non aver vergogna, stai qui. Questa vacanza è iniziata talmente bene che 1. Mi sono tagliato il dito. 2. Ieri sulla zipline, che avete già visto il video, mi si è rotto il telefono. Non so in che modo, però praticamente era già rotto lo schermo, no? E praticamente adesso non riesco più a cliccare la parte in alto dello schermo. Entro domenica devo comprare un altro telefono perché in Sardegna mi servirà. Devo decidere se prendere direttamente l'11 Pro oppure tornare di nuovo a un 7 per poi aspettare il 12. Altra cosa che è successa, guardate qua, ve l'ho già fatta vedere dalla POV della Sara. Olè! Grande! Bello! Continuiamo il nostro giro. Ci sono le caprette. Sono tutti fermi qua. E va, ma viene su proprio. No, amore. Non ce l'ho l'erba, amica. Ora che mi... Oh, mio Dio, ma sei bellissima! Mi lecca! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Sono cuccioli. Vedi? Eccola ragazzi, la vedete in lontananza? La fabbrica della Loacker. Che è dove stiamo andando ora? Ok signori, ce l'abbiamo fatta, siamo davanti alla fabbrica della Loacker. Adesso l'andremo ad esplorare. Chissà se è come quella di Willy Wonka. Brava! Ok ragazzi, come non detto, la fabbrica è chiusa, probabilmente perché è in spazi molto chiusi. Perché io ho visto un video su YouTube, se non sbaglio dovrebbe essere in uno spazio molto chiuso, quindi a causa del coronavirus ovviamente avranno chiuso la visita. Però, amici miei, lo shop è aperto! E questo è come all'Eminem's World, però ci sono i Loacker. Porca puttana, porca puttana! Porca puttana! Questi sono buonissimi. Questi li mangiavo sempre a scuola. Che deve essere buonissima anche questa.
fatto spesa, ci siamo seduti, io sono riuscito a trovare il mio preferito, che adesso me lo pappo. Mi hanno preso questa borsina con dentro un sacco di roba, alcuna da mangiare adesso ovviamente, perché sennò si scioglie. Tipo questo, questi piccoletti qua. Mangiamo e ripartiamo. Riprendiamo le bici che abbiamo un'Austria da raggiungere. Tra l'altro in teoria dovremmo già essere in Austria, perché il telefono ci ha detto che siamo in Austria. Però il telefono della Sara ovviamente, perché il mio è morto. Che ridere, veramente, una vacanza incredibile. So beautiful, it's all green here, it's amazing. Vediamo come reagirà la Sara a questo scherzetto. Era uno scherzino. Dovremmo essere arrivati a Lienz, se questo è il suo nome in austriaco. Non lo so. Vai, adesso dobbiamo andare in stazione a controllare l'orario dei treni di ritorno, poi alle 2:30 lasciamo giù le bici, dopodiché ci passiamo un po' il pomeriggio in piscina, a prendere il sole. Ecco, questo è il vero centro. Ok ragazzi, abbiamo finito la biciclettata, è stata molto bella, devo dire veramente bella, ve la consiglio assolutamente e soprattutto non è stata impegnativa. Cioè, vabbè dai, c'è cioè una salita ogni tanto, ma piccoli, cioè non sono salite da dire se mi mollo. Beh, no, a me bruciano, sono salite le gambe. Semplici. Ma perché nero? Boh. Sarà l'alcol. La mia gamba è sempre più in cancrena. Comunque adesso andiamo in piscina a rilassarci un attimo e non credo che vi filmerò lì, quindi direi che possiamo chiudere il video già qua. Quindi io spero che questo video vi sia stato utile, ma soprattutto che vi abbia anche divertito. Se è così, mi raccomando, non dimenticatevi di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale. Detto questo, dichiaro ufficialmente che noi abbiamo messo piede anche in Austria e vi do l'appuntamento alla settimana prossima o al prossimo video. Ciao.